Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi fratelli e sorelle di Maria Visiono, benvenuti in questo nostro momento di preghiera, di adorazione eucaristica. Oggi iniziamo subito con l'invocare lo Spirito Santo affinché la parola di oggi arrivi al nostro cuore, che susciti in noi il rafforzamento della nostra fede. Liberiamo il nostro cuore quindi da tutti i problemi, da tutti i nostri pensieri, dalle nostre preoccupazioni. Invochiamo lo Spirito Santo affinché possa liberare il nostro cuore dai lacci che lo tengono legati e non lo fanno aprire all'amore del Signore. Vieni Spirito Santo, scendi su tutti noi.
Dal Vangelo di oggi, secondo Luca. In quel tempo, Gesù disse ai discepoli: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: "Amico, prestami 3 pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli". E se quello dall'interno gli risponde: "Non mi importunare, la porta è chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti pane", vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Parola di Dio. Rendiamo grazie al Signore. Chi bussa alla porta di Dio con fede e perseveranza, chi bussa alla porta del suo cuore, non rimane mai deluso. Dio risponde sempre. E il nostro Padre sa bene di che cosa abbiamo bisogno. L'insegnamento della parola di oggi è molto chiaro. Si deve pregare sempre, anche quando sembra tutto vano, anche quando Dio ci appare lontano o non ci ascolta, anche se il cielo si offusca, il cristiano non smette mai di pregare. Nei nostri momenti bui e la nostra vita, in quei momenti particolari, preghiamo sempre di più. Preghiamo con fede, perché chi prega non è mai solo. È Gesù che è qui davanti a noi. Accoglie ogni nostra preghiera e noi attraverso di Lui possiamo essere ascoltati da nostro Padre attraverso lo Spirito Santo. E adesso siamo qui davanti a te, Gesù sacramentato. Sei qui in questo tabernacolo, dicendo: venite a me, voi che siete oppressi, e vi consolerò. Dunque, abbandoniamo tutto nelle tue mani, Signore Gesù, perché sappiamo che veniamo consolati da te. Signore, mettiamo dinanzi a te questa nostra supplica. Porgici conforto in questo momento e soprattutto da ciascuno di noi
lo spirito di preghiera, di sacrificio. Tu vedi la nostra grande necessità, tu conosci i nostri cuori, confortali, Signore Gesù. Te lo chiediamo per la tua grande misericordia. E degnati, Signore, di darci la tua risposta ad ognuno di noi. E benedici tutti noi, Signore Gesù. E adesso preghiamo, nostro Padre, con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Signore, che sei venuto in me con tutte le tue ricchezze, con tutte le ricchezze del tuo cuore, accogli la preghiera della tua serva che ti chiede di formargli un cuore nuovo, un cuore degno d'essere offerto, un cuore sinceramente pentito di tutti i peccati di cui si è resa consapevole verso di te. Un cuore insensibile al fascino della vanità del mondo, che ami da ora in avanti che te solo, Signore Gesù. Un cuore fedele alla tua grazia, che ripari le tante resistenze alla tua voce quando tu lo invidi al ravvedimento. Un cuore che ti ami sopra ogni cosa, Signore, e che per tuo amore sia capace di tutto, ma soprattutto di perdonare, Signore Gesù. Dammi un cuore che ti ami non solo nell'abbondanza delle tue grazie e dei tuoi doni, ma anche in mezzo alla tribolazione e alla croce. Dammi un cuore pienamente rassegnato alla tua santa volontà. Dammi finalmente un cuore completamente conforme al tuo cuore adorabile, che più non viva palpiti che per amarti. Prendi il mio cuore, oh mio Dio, e trasformalo come il tuo, per amarti in modo degno di te. Oh Gesù, che hai detto: in verità vi dico, chiedete ed otterrete, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Ecco che io busso,
Io cerco, io chiedo la grazia. Ma soprattutto la grazia di conoscerti. Sacro Cuore di Gesù, confido in te. E Gesù ci ricorda, qualunque cosa chiederete al Padre mio nel mio nome, egli ve lo concederà. E noi siamo qui, Gesù, con i nostri cuori aperti a te. Tu sai, Signore, di quale grazia abbiamo bisogno. Soprattutto quella di amarti e di farti amare sempre più ardentemente di chi non ti conosce. In verità vi dico, ci dice Gesù, passeranno il cielo e la terra, ma le mie parole non passeranno mai. E le tue parole, Signore Gesù, sono conservate nei nostri cuori. Le tue parole ci mettono su quel cammino, illuminati dallo Spirito Santo, quel cammino che hai percorso verso il Padre. Oh Gesù, abbi compassione di tutti noi, miseri peccatori. E chiediamo alla nostra Mamma Celeste, al suo cuore immacolato, di intercedere per tutti noi. Affinché tu, Signore Gesù, guardi a noi umilmente prostrati davanti a te, davanti a quest'altare, e perdoni tutti noi che non sempre rimaniamo fedeli ai tuoi comandamenti. Ma se siamo qui, Signore Gesù, vogliamo essere tuoi, vogliamo rimanere con te, vivere in te, unirci a te, Signore Gesù. E adesso, carissimi fratelli, pensiamo ad ogni nostra azione e offriamola al Signore. E se dobbiamo chiedere perdono, in questo momento chiediamo perdono al Signore. E noi come i Suoi apostoli offriamo al Signore tutta la nostra esistenza. Ma offriamo anche una lode continua per tutto ciò che ci regala nella nostra vita terrena. Il Signore ci ama come la pupilla dei Suoi occhi. Il Signore ci perdona. Il Signore per ognuno di noi prova amore. Che il Signore ci possa rendere strumenti della sua pace,
della sua parola, affinché possiamo affrontare questo cammino . Lui farà tutto in noi, se ci fideremo interamente di Lui. O Gesù, nostro amore, nostro tutto, nello Spirito Santo con Maria e Maria, noi ci consacriamo a Te. Tu, amore e splendore del Padre, sei la nostra gioia, il nostro canto, la nostra speranza, tutto il nostro bene. Dacci di vivere con la tua vita, di amare con il tuo cuore, di pensare con i tuoi sentimenti, di vedere con i tuoi occhi, di soffrire con la tua croce. Sii tu a vivere in noi. Insegnaci a spenderci con te senza misura, con i nostri fratelli, a fare della nostra vita un dono di amore, a vederti sempre e dappertutto, soprattutto in chi soffre, e ad essere in ogni momento con il sorriso e la pazienza, la misericordia e il perdono, e la condivisione di ciò che abbiamo, i testimoni del tuo amore, i banditori della tua gioia. Ti chiediamo di renderci famiglia spirituale, vivere l'uno per l'altro perché tu viva tutto in ciascuno di noi, amarci come ci ami tu, perché il mondo creda che il Padre ti ha mandato, essere un cuor solo e un'anima sola, perché tu possa realizzare anche attraverso di noi il tuo sogno di unità per la Chiesa e il mondo. Vinci, o Gesù, ogni nostra resistenza. Riprendici in ogni nostro smarrimento. Agisci tu dentro di noi. Trattaci come cosa tua, ora e sempre, per il trionfo del tuo amore. Amen. Affidamento a Maria. O Maria, da Gesù crocifisso ti accolgo come madre mia. Mi chiudo nel tuo cuore, mi consegno a te anima e corpo, pensieri, affetti e progetti, perché il tuo sposo divino, lo Spirito Santo, Ruah, mi rigeneri e trasformi in Gesù. A gloria di Dio, Abba. Amen. E chiediamo a San Giuseppe, con un'invocazione, di ottenerci famiglie consacrate, votati all'annuncio del Vangelo. Lui, che era uomo giusto, uomo del lavoro, con il tuo esempio e la tua preghiera, fa della Chiesa nata nella tua casa a Nazareth un laboratorio di fraternità e di pace per la gioia della terra e del cielo. Amen. Alleluia. E bussiamo tutti noi al cuore di Gesù e siamo qui davanti a Lui
per chiedergli innanzitutto perdono, per ringraziarlo, per adorarlo, per lodarlo. E Maria Vision, in questo angolo di adorazione, di preghiera, chiama tutti voi che siete all'ascolto di questa adorazione a partecipare, ad offrire una preghiera a nostro Signore Gesù. Potete chiamare lo 075 81 36 35 e pregare insieme gli uni per gli altri. Vogliamo pregare tutti per la nostra Santa Chiesa, affinché lo Spirito di Gesù la guidi sempre per la sua missione. Preghiere per il nostro Papa Francesco, per il nostro Vescovo Domenico, per tutti i frati, le suore, i sacerdoti, che il Signore possa sempre illuminarli e benedirli. Preghiamo anche per tutta la famiglia di Maria Vision, chiedendo al Signore di renderci strumento della sua pace, del suo amore, e di poter portare la parola di Dio in ogni casa attraverso questo canale, il 255. Signore Gesù, siamo qui davanti a te, tutti noi, con i nostri cuori. Tu sai i nostri bisogni, Signore Gesù. E so che pregarti con fede aprirai quella porta, Signore, perché tu ami i tuoi fratelli, Signore Gesù, ami le tue sorelle. E per intercessione della nostra Mamma Celeste, mettiamo tutti voi che siete all'ascolto di questa adorazione davanti al Signore. Chiediamo l'intercessione di Maria Santissima con un Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E chiediamo alla nostra Mamma Celeste di pregare per la pace nel mondo, di pregare per la pace nei nostri cuori, nelle nostre case, nelle nostre famiglie, negli ambienti di lavoro, che ci sia pace. Iniziamo con le vostre intenzioni di preghiere che ci sono arrivate sul nostro numero di WhatsApp e affidiamo sotto il manto di Maria Lina da Bologna e la sua famiglia. Preghiamo per Rossana da Perugia, che per intercessione del Beato Carlo Acutis chiede preghiere per Pietro, Alessandra e Matilde. Signore Gesù, ascoltaci. Preghiamo per Fiorella da Milano, per la sua salute, per il nipote Tommaso. Possa tu, Signore, mettere la tua mano su di loro. Preghiamo per Fausto da Palermo, che ti chiede aiuto per le necessità spirituali di ognuno di noi. Preghiere per la sua moglie Pina. Signore Gesù, ascoltaci. Preghiere per Matteo da Cerignola, per gli ammalati che lui conosce e che porta nel suo cuore. Preghiamo per Gabriella da Teramo, per la sua famiglia e per la pace nel mondo. Gabriella da Cagliari,
si rivolge a te, dolcissima Mamma Celeste, per intercessione. Non l'abbandonare. Ho bisogno di te. Preghiamo per Marcello da Forlì, per Veronica e per Nadia, che il Signore vi possa sempre proteggere. Affidiamo per intercessione del beato Carlo Acutis, la nostra sorella angelica. Signore Gesù, donale guarigione. Preghiere per il marito Paolo. Meluccia, prega per Don Tino, per la sua missione, per la famiglia. Che il Signore possa ascoltare le nostre preghiere. Abbiamo una telefonata in diretta. Pronto? Pronto, buongiorno. Pace e bene. Pace e bene a lei, sorella. Io mi chiamo Lucia, la chiamo qualche volta, sì, e la seguo sempre, fino a tardi la sera. Prima di tutto volevo ringraziarvi per le vostre preghiere e per la vostra compagnia e tutto quello che fate per noi. Poi volevo fare una richiesta di preghiera per tutte le persone che stanno male, stanno soffrendo e stanno facendo le cure oncologiche come me. Tutte le persone che sono sole e hanno bisogno di compagnia e assistenza medica. Tutti i ragazzi che sono in difficoltà. Grazie, pace e bene e una santa giornata. Grazie Lucia, che Dio possa provvedere e sostenerti in questo momento di cura che stai facendo e portarti, grazie, alla guarigione. Lucia, come a tante persone che in questo momento stanno facendo il tuo percorso, che il, grazie, Signore mille, ti benedica. Grazie di aver pregato, grazie, insieme. Grazie. Santa giornata. Anche a lei. Grazie. Signore Gesù, guarisci, Signore Gesù, proteggici. E affidiamo tutti gli ammalati, tutti i sofferenti, tutte le persone che hanno bisogno, Signore. Provvedi tu come hai fatto sempre, come farai sempre, perché il Signore agisce. Agisce nel suo silenzio. Signore, ti ringraziamo. Preghiamo per Anna, che chiede l'intercessione del beato Carlo, per Vincenzo, che possa guidarlo sulla strada giusta. Preghiamo per Aurora da Como, che chiede preghiere per lei e la sua famiglia. Viviana da Palermo chiede preghiere per la figlia Irene, e la mettiamo sotto il manto di Maria. Andrea d'Albano Laziale chiede preghiere per la sua famiglia. Signore Gesù, tu sai di che cosa abbiamo bisogno. Confidiamo in te. Alessandro d'Ardea chiede una preghiera affinché San Giuseppe, per intercessione, possa portargli provvidenza. Preghiamo per Carmela da Cosenza, che chiede tante preghiere per Gaetano. E per tutte queste intenzioni faccio un'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Mettiamo sotto il manto di Maria il piccolo Davide, che deve subire un intervento. Bruna, che è ricoverata in pericolo di vita.
Madre Angela, che è stata appena operata una gamba. Sandrina, che ha un tumore. Alessandro, che è ricoverato. La piccola Aurora, per essere liberata da ogni male. Per il piccolo Tyson, affinché il Signore lo possa guarire. E per un caro sacerdote, Signore Gesù, benedicilo. Queste intenzioni sono state presentate dalla nostra sorella Patrizia da Modena. Abbiamo una telefonata in diretta, pronto? Pronto, buongiorno, sono Chiara da Palermo. Volevo Benvenuta. fare davanti al Santissimo una preghiera per la mia famiglia. Ognuno di noi aveva tanti problemi, e chiedo al Signore liberazione, guarigione e soprattutto anche conversione. Che il Signore possa Volevo ascoltarci. chiedere anche l'intercessione della Vergine Maria con un Salve Regina. Certamente, preghiamo un Salve Regina insieme. Salve Salve Regina, Regina, Madre di Madre di misericordia, misericordia, vita, vita, dolcezza e dolcezza, speranza nostra, salve. speranza nostra, A te salve. A ricorriamo, te esuli ricordiamo, figli esuli di figli Eva. di Eva, a A te te sospiriamo, gementi e sospiriamo, gementi piangenti, e in questa piangenti, valle di questa valle di lacrime. lacrime. Orso Orso dunque, dunque, avvocata avvocata nostra, nostra, rivolgi a rivolge a noi noi gli gli occhi occhi tuoi tuoi misericordiosi e misericordiosi. mostraci, dopo Mostraci questo dopo esilio, questo Gesù, esilio Gesù, il frutto il benedetto benedetto del tuo benedetto del tuo seno. seno, O o clemente, clemente, o o pia, o pia, dolce Vergine dolce Maria. Vergine Maria. Questa adorazione voglio anche ringraziare il Signore per tutte le cose che comunque ci ha dato nella vita. Chiedo questa guarigione e liberazione. Credo che veramente possa guidarci anche nelle mani dei giusti medici. Il E Signore li spero possa sempre sempre. illuminare, Esatto, guidare. questo. Sì. Il Signore agisce anche attraverso i nostri medici, trovando cure, sostegno. Esatto, io chiedo questo, che il Signore, siccome dobbiamo affrontare tutte le difficoltà, chiedo al Signore appunto di guidarci. Amen. Che il Signore Amen, provvederà. amen e pace e bene, grazie Un sempre. abbraccio in Cristo, grazie di aver pregato insieme a noi. Che Grazie, Dio ti benedica. Signore Gesù, ti ringraziamo e siamo gioiosi di stare qui davanti a te. Preghiamo per la nostra amica Angela da Roma, Mariangela da Roma. Che possa dire il suo sì, Signore Gesù, davanti a te e fare la tua volontà e non la sua. Rafforzala, Signore, in questa fede, in questa richiesta. Preghiere per tutti i sacerdoti. Preghiere per Claudia. Bianca da Milano chiede preghiere per la sua famiglia, per le sue figlie. E le vuole mettere tutte sotto il manto di Maria in protezione. E la nostra mamma celeste accoglierà la tua preghiera. Abbiamo una telefonata in diretta, pronto? Pronto. Pace e bene. Pace e bene, sorella, anche a lei. Sorella, mi chiamo Anna e sono una di Lecce, sono qua vicino. Da un giorno o due sto nell'inferno. Non so, pensieri cattivi contro Gesù. Mi sto perdendo fede, ma sto bene, io sto bene. Non so, mi sta capitando pensieri, mi sto allontanando dalla preghiera, del rosario, qualcosa nella mente, nella mia psiche proprio. Non so che fare, che devo dire più a Gesù.
Chiediamo un po' che ti rafforzi, aiuto. Che ti Volevo rafforzi. l'aiuto, io dico che Gesù non c'è, non c'è Gesù. Il Signore c'è. Non lo so che cosa devo fare, neanche le pastiglie vanno bene, non va bene niente. Sto facendo la comunione spirituale continuamente, Gesù vieni nel mio cuore, ma non funziona. Non so che devo fare, Gesù, dove sta Gesù? Come fa? Gesù è con te. Fare le cose impossibili. Gesù è con te, carissima sorella. Sto allontanando dal Signore. E non voglio prendere più pastiglie di psicofarmaci, mi fanno pure male. E poi voglio che Gesù sia il mio farmaco. Gesù. E non lo so che devo fare, sorella mia, cara, con tutto il mio cuore. Io volevo che pregassi. Preghiamo Gesù. Insieme. Preghiamo, facciamo un Padre nostro. Facciamo un Padre nostro, Signore. Va bene, va bene. Padre nostro, che Padre sei mio, nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Liberami dal maligno, Signore, perché questa è causa sua. Mi sento proprio come se quando mi girassi non trovo via di uscita. Va tutto bene, grazie a Dio, a casa, le mie figlie, tutto bene. Ma a me mi ha preso in testa qualcosa che non so. Mi vedo dire parolacce, cose cattive. Non lo so. Il Signore in questo momento ti sta parlando, sta ascoltando la tua sofferenza, vedi che agirà subito in te. Stai agisci serena. Tu, Signore. Agisci, grazie. Agisci, Signore Gesù, in ognuno di noi. Grazie, sorella. Io ti ringrazio, ti bacio, guarda le mani. Che prega Dio ti benedica. Me. Ti chiamo Anna. Anna, carissima, che Dio ti benedica e ti consoli in questo momento nel suo grazie. Abbraccio. No, questo momento, sempre, che mi libera, che mi dia pace nel cuore. Agirà il Signore. Pace, cerco solo soltanto pace. Che Dio ti benedica. Noi ti grazie, salutiamo, sorella. E ti diamo un abbraccio, tutti noi di Maria Vision. Grazie, sorella mia. Grazie. Santa grazie. Giornata. Signore, agisci tu dentro di noi. Porta pace nei cuori, porta serenità. Porta il tuo amore, che gioia. E allontana da noi ogni male. Tu puoi tutto, Signore Gesù. Agisci tu, guariscici, Signore, sana le nostre ferite. Liberaci da ogni male, Signore Gesù. Te lo chiediamo per intercessione di San Michele Arcangelo, Signore. Continuiamo le nostre preghiere, mettiamo sotto il manto di Maria, Andreina, Anna, Paola, Vittorio, Lorenzo, Antonio. Signore, tu puoi tutto. Confidiamo in te. Guida i giovani, Signore Gesù. Converti i cuori, avvicinali a te, Signore. Dai tanta fede, tanta speranza ai nostri giovani, Signore Gesù. Te lo chiediamo per intercessione del nostro beato Carlo Acutis. E abbiamo una nuova telefonata in diretta. Pronto? Pronto. Pace sono Rosa. Benvenuta. Voglio pregare per la mia famiglia, per Giuseppe, Felicia, affinché il Signore li possa guidare sulla retta via e li possa aiutare a raggiungere i suoi desideri con la scuola, con il lavoro. Voglio pregare pure per Antonino, mio marito, che per ora sta attraversando
un periodo molto particolare della vita, lontano dalla sua famiglia, in un posto scuro, dove affinché il Signore lo possa fare ritornare a casa, che la sua famiglia lo aspetta a braccia aperte, si trova in un carcere, il Signore vede più di tutti, sì, affinché la verità venga a galla più presto. E il Signore possa confortare il tuo cuore e dare luce e speranza a tuo marito. Sì, voglio pregare pure per mia nipote. Sì. Perché dopo 10 anni di matrimonio ancora aspettano il grande desiderio della maternità, affinché il Signore, la Madonna, possa riempire le sue braccia al più presto, come svegliarsi in un miracolo, e li possa fare gioire e riempire la sua vita e il suo cuore. Amen. Preghiamo per loro, per questa splendida coppia, che il Signore questa sera possa riempire i loro cuori, farli gioire di una gioia immensa, di quel dono della maternità che loro desiderano grandemente. Che Maria Santissima possa intercedere per questa nostra richiesta di preghiera. Facciamo un Ave Maria alla nostra Mamma Celeste. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen. Grazie. Che la Madonna non ci abbandoni mai e ci stia sempre vicino nella nostra vita e nella nostra famiglia. E così sia, carissima sorella. Grazie di aver pregato insieme a noi e che Dio benedica la tua famiglia. Grazie, grazie. Santa giornata. E adesso preghiamo con la preghiera di San Michele Arcangelo affinché allontani da noi ogni male. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli, preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. Facciamo la preghiera di liberazione con l'invocazione appunto di San Michele Arcangelo per tutte le famiglie che in questo momento si sentono attaccate. Signore Gesù, ascoltaci. Abbiamo una telefonata in diretta. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Pace sono bene. Sono la Rinuccia. Benvenuta, benvenuta. Chiamo Valentini. Sì. Volevo fare prima di tutto una preghiera per la pace nel mondo, come ha detto il Santo Padre. Una preghiera a giorno, una Ave Maria. Sì, la facciamo insieme? Sì, sì, sì. Ave Maria, o Maria piena di grazia, il Signore, Signore con te. È con te. Tu sei benedetta, fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E poi una preghiera se per mia figlia e mia nipote, perché mia figlia c'è morta il marito 1 anno fa. Mi dispiace. Perciò per i miei nipoti che sono senza papà, anche se ci siamo noi i nonni, però il papà è sempre il papà. Certamente, che possano stare sotto il manto di Maria in protezione. E poi, siccome ho sentito la telefonata di quella signora che prega il Signore, si chiamava Anna. Sì. Di pregare anche per lei che si sente così attaccata, di pregare per questa signora, che il Signore la liberi. La liberi
in questo momento. E infatti abbiamo fatto una preghiera a San Michele Arcangelo, San Michele Arcangelo, sì. che possa intercedere per Anna, Ma per lei anche per tutti. per tutte le famiglie, certamente. Ti ringrazio di aver pregato insieme a noi, carissima Grazie sorella. Che a voi, Dio vi mi benedica. sento in compagnia con il Signore. Io frequento Certamente. il rinnovamento nello spirito. Bene, bene. E Va il bene, Signore ah. è qui presente davanti a noi, vivo e Davanti vero. a noi, sì. Lodi a te, oh Signore Gesù, ora e sempre. Grazie di aver pregato insieme, ti Grazie a saluto. voi che ci fate compagnia. Dio ti benedica. Carissimi fratelli e sorelle di Maria Visione, vi ringrazio tutti e vi abbraccio tutti. Vi ringrazio di aver partecipato a questa nostra adorazione eucaristica, anche per quelli che non hanno telefonato, che ci hanno scritto, che ci stanno scrivendo ancora. Vi metto tutti sotto il manto di Maria. E adesso benediciamo nostro Signore in quanto abbiamo terminato l'ora di adorazione eucaristica, però come sempre vi ricordo che alle 16:30 in diretta da Trapani ci sarà una nuova adorazione eucaristica per restare sempre uniti in preghiera con Maria Visione. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un saluto e un abbraccio in Cristo. Da tutta la famiglia di Maria Vision e che Dio ci benedica tutti. Pace e bene.